Tavola, conosce Grillo Antonino? No. Conosce Grillo Rosario? Sì. Conoscevo di fuori e l'ho incontrato in carcere. Parli più forte, mi scusi. L'ho conosciuto fuori e l'ho incontrato anche in carcere. Quando lo ha conosciuto? Verso l'87-88. E lo ha conosciuto in carcere o fuori? No, fuori. Fuori. No, prima l'ho conosciuto nell'84 che era imputato per omicidio. Poi lui era? È imputato per un omicidio. Quale omicidio? Non mi ricordo, il fatto di un fratello. Che significa il fatto di un fratello? Che gli avevano ammazzato un fratello e lui gli aveva sparato ad altre persone. Era stato imputato per questo omicidio. E poi? Poi l'ho incontrato fuori qualche volta. Ci doveva dare un appoggio a Torino per assassinare Stellario. Chi è Stellario? Un capo clan di Cursodi, Cappello. Sa come si chiama esattamente, se ha un soprannome? Questo. Figlio Pesso. E poi ve l'ha dato questo appoggio? A chi lo doveva dare questo appoggio? Dovevo salire di sopra io, Santo Battaglia e qualcun altro. E perché dovevate uccidere allo Stellario? Perché c'era in atto una guerra che Mazzei con un Cappello e queste persone, Cussotti, e noi altri dall'esterno gli davamo una mano. Abbiamo commesso qualche omicidio per conto... facevamo capire che era Mazzei, invece gli dava una mano a noi altri. E questo progetto poi non venne portato a termine perché? No, perché poi abbiamo assassinato Arturo Caltabiano e questo Stellario dice che era furbo, non usciva, cioè perché la base era che doveva andare al ristorante, poi dice che non ci andava più a Torino. Parlando. Quindi, ma a Torino voi ci siete stati oppure non no, siete neppure partiti? No. Saro Rosario Grillo non era pronto, diciamo, come base. E sa se il Grillo è inserito in qualche organizzazione? Sì, nella famiglia Santarò. E in particolare? In quale gruppo lo sa? No, era un gruppetto che dirigeva lui della zona della... Era? Un gruppetto che dirigeva lui zona della Civita. E di questo gruppo che lei dice dirigeva la zona della Civita, chi ne faceva parte? Ma io ho qualche ragazzo vicino che poi ho conosciuto in carcere. Ora non mi sto ricordando il cognome. L'hanno arrestato per armi quando l'ho incontrato in carcere. Lo hanno arrestato? A chi hanno arrestato per armi? A Grillo con questo ragazzo. E questo ragazzo sa che innanzitutto sa il Grillo Rosario che attività svolge? Sì, con i camion. Sa dove ha la sede il suo... Sempre alla Civita, sì. Quando intende, quando parla di Civita, cosa è in... Piazza Cutelli, la zona della... dove ci sono... che è pescheria, lì. E questa persona... Precisamente in via Porta di Ferro. Ha l'ufficio il... Sì. È una cosa... Il personaggio che sarebbe stato arrestato con lui sa che attività svolgesse? Non svolgeva niente, era vicino a lui, faceva rapine, gli portava le armi. E sa questo arresto dove è avvenuto? Lì, in via Porta di Ferro. Cioè nella sede dello stesso ufficio? No, avevano un appartamento sullo stesso stabile. E quindi quest'altro personaggio, di cui lei in questo momento non ricorda il nome, faceva parte dello stesso gruppetto sì. Del Grillo? Sì, è stato imputato insieme a lui per le armi. Ecco, lei sa che tipo di... innanzitutto questo gruppetto che lei dice della Civita era legato a qualche personaggio dell'associazione? Era un gruppetto vicino a qualche personaggio? No, ci andavo alto, Santo Battaglia, negli uffici. Negli uffici. Sa di che cosa si occupava il Grillo? Di trasporti. Come attività illecite? No, se... no, illecite no, se, non lo so. Cioè, il fatto che fosse inserito in questo gruppo, nel gruppo Santa Paola, in particolare in questo sottogruppo, da che cosa
Come fa a saperlo? Quali sono gli elementi? E me l'hanno presentato come un amico e poi l'ho incontrato. Gli hanno presentato? Come un amico. Non uomo di Cosa Nostra, ma un amico. Lei sa se ha qualche soprannome? Sì, però non lo dico. Lo dica, perché... Silenzio, no. Mi scusi, non lo vuole dire perché? Ci sono troppe donne qua. Non... Va bene. Silenzio, no, E comunque questo vorrei dire che se l'imputato e il dichiarante ha delle remore dovute a motivi di pudore, possono essere giustificabili, quindi può anche non rispondere all'argomento. Comunque vecchio morto lo chiamavo. Sì. E per quale... Vabbè. Lei sa se il Grillo avesse fratelli? Sì, due. Uno gliel'hanno assassinato e un altro ragazzo. E quello assassinato sa dove, perché è stato ucciso, dove è stato ucciso? No, solo nella zona sempre lì della Civita, Piazza Cutelle, ma no, preciso dove no. E perché è stato ucciso non lo sa? No. E l'altro fratello? Ma se la faceva a Montepò con Pappalardo, che erano mezzi cugini. Cugini in fuori. Che significa? Che significa cugino di fuori? Cioè non lo stesso cognome, non diretto, cugini di secondo, terzo grado. Quindi, mi scusi, lei dice che il fratello era vicino a chi? Se lo faceva lì a Montepò, da Natale, da Pappalardo, poi scendeva anche a Picanello. Lei conosce il padre dei due Grillo? No, no. Io proprio specificamente conosco Rosario Grillo e basta. Deve parlare più forte. Conosco proprio di più di tutti Rosario Grillo, poi l'altro lo conosco di vista. Non ho fatto mai niente con me e non so neanche se ha fatto reale. Conosce Guardo Francesco? No. Conosce un personaggio soprannominato detto Frangulongu? Di vista. Che significa di vista? Cioè non ha avuto... No, l'ho incontrato solo in carcere. Sa se è inserito in organizzazioni criminali? Come so io con Ian Ercolano, il gruppo di Ian Ercolano. Questo da chi lo ha preso? In carcere. Da chi in particolare? Da lui stesso e da Nuccio Cosci. Da? Nuccio Cosci. Sa di che cosa si occupasse in modo... So di droga. Sa chi... da chi si riforniva di droga? Da Ercolano, Iano. Lei sa, Iano Ercolano, da chi si riforniva? No. Ah? Eh? No. Guttà Bruno. Non lo conosco.
Illuminato Roberto. Sì, lo conosco. Gruppo di Picanello. Partecipato a qualche omicidio. A quale omicidio? Uno in via Le Chienide. Uno? In via Le Chienide. Qual era la vittima e perché? Mi sembra Pistorio. No, Pistorio era, sì. Per il fatto della cooperativa che ho spiegato ieri. Gli altri? L'altro ha partecipato allo strangolamento di Franco Lombardo, che è andato a buttare il cadavere lui. Quindi era un killer? Sì, del gruppo di Picanello. Sa di altre attività illecite oltre quella? Usura e droga. Poi ha partecipato all'omicidio di Bonanno. Guidava la motocicletta. Non ho sentito, cosa ha detto? L'omicidio Bonanno. Era lui e Enzo Cavutullo. Scusi, a proposito di Grillo Rosario, lei ha detto che diciamo a quell'ufficio, quell'agenzia nella zona della Civita e che appartiene a questo gruppo della Civita del quale per la verità non ricordo che lei in passato ne abbia parlato. Dalle sue dichiarazioni, quindi questa è una contestazione, la dichiarazione che lei ha reso il 16 marzo del 1994, lei ha inserito il Grillo e l'altra persona, di cui in questo momento non ricordo il nome, con la quale il Grillo sarebbe stato arrestato, nel gruppo di Picanello. Se la faceva Picanello, ma non è il gruppo Picanello. C'era vicinissimo a Carletto, però il gruppo era della Civita, diciamo che ci andavano lì alla Civita. Poi lui avvicinava da Carletto. Cioè, allora ci vuol far capire un pochettino questa affermazione, cioè se la faceva... Il gruppo era Picanello, della Civita, però lui per tutte le sue cose andava da Carletto. E il fratello si trova nella stessa situazione oppure... Nella stessa situazione, soltanto essendo che è più giovane girava a Monte Po', veniva in altri posti, girava di più. Mi combinava qualche guai. Cosa? Mi combinava qualche guai al fratello e lui... Cioè? Ma il fatto che lo si dava per scomparso, veniva ricercato come se l'avevano assassinato, invece se n'era scappato con una donna. Cioè sostanzialmente c'è stato un momento in cui non si avevano più notizie del fratello? Sì, ci sembrava che l'avevano ucciso, invece era lui che se n'era andato per fatti suoi. Quindi, ritornando all'illuminato Roberto, lei, oltre che per gli omicidi, dice che si occupava... Droga e usura. Ecco, il fatto che si occupasse di droga e di usura, com'è a lei noto? Io lo so, il gruppo di Picanello non ne parlava. Non... Diceva? E ne parlavo con lui stesso, con altre persone. Facevo usura, droga, con Danilo Di Bella ne parlavo, l'attività che facevo. Deve parlare più chiaro. Ne parlavo con Danilo Di Bella, se l'attività che faceva, perché era suo compare, illuminato, era e. Poi gestivano una bisca. Ecco, di questa bisca ce ne vuole parlare? Gestivano una bisca in via Duca degli Abruzzi. Lui, Illuminato, Carletto, Cristaldi, Di Bella, Gomes, Suraniti, Renato, altri compagni. Mm.
Lei conosce il titolare del Paradise? No, il titolare non lo conosco, so che è un amico di Carlo, di cui Carlo è in società al Paradise. Poi l'hanno bruciata per fare i soldi dell'assicurazione, l'ha bruciata Di Bella e Robertino. Indelicato Fortunato. L'ho conosciuto in carcere. In che periodo l'ho conosciuto? 93. In quale carcere? Piazza Lanza. In quale braccio? Sinistro, secondo piano. E in quale cella, ricorda? 54. Questa era una di quelle sì. Stanze... Una delle stanze vicino alla famiglia Santa Paola, ma al Passote. Lei sa se al di là di questa dislocazione del carcere fosse inserito effettivamente... Sì, gruppo di San Giorgio, vicino a Branciforte, Enzo Santa Paola. E questo lo ha preso da chi? Da lui stesso. Sa di specifici reati eventualmente commessi dal... No, no. Rubavo macchine, questi qui. Perché una cosa che aveva già risposto, aveva detto no. Che cosa? Va bene, mi scusi, avvocato, il fatto che... Per favore, proseguiamo. Silenzio. Silenzio! Presidente, io credo che... Silenzio! Procediamo. Lei sa se l'indelicato abbia rapporti di parentela con qualche personaggio dell'organizzazione? Branciforte, suo cugino. Leanza Michelangelo. Non lo conosco. Leonardo Giuseppe. Lo conosco. Chi è? Il gruppo del Malpassato. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto in carcere. Periodo? Sempre 93. Sa se ha qualche soprannome? Pippo Cotto. Sa di quali attività illecite si occupa? Facevo omicidi, spacciava droga. Sa da chi si riforniva per quanto riguarda la droga? Da Piero Pugliese. Questo come fa a saperlo? Me l'ha raccontato lui. Alfio Longo. Non lo conosco. Longo Santo. Lo conosco, sì. Da quanto tempo lo conosci? Un paio d'anni, faceva rapine. È stato arrestato a Savona per una rapina insieme a Crisafull, Pippa Vulpi e Marletta. Quando lei parla di Pippa Vulpi, sa... Non me lo ricordo il cognome. Sa se è inserito in organizzazioni criminali? Ma in quale gruppo non lo so di preciso.
So che se la faceva a San Brillo, però stavano organizzando questa rapina a Savona. Mi scusi, lei ha nominato altre due persone. Sì, Marletta e Peppaolo. Questi sono con Di Manuele. Con? Di Manuele. Cioè, gruppo? Che è? Castello Ossino. Ah? Castello Ossino. Oltre questi episodi sul Longo Sando non sa indicare altro? No. No. Conosce un tale Alfio Giamma? No. Lorre Filippo. Sì, la torrefazione caffè. Lei si è mai recato nei locali della torrefazione Lorre? Sì. In quali occasioni e in quali periodi? Ma ci andava a trovare a Carletto. Ci andava raramente o assiduamente? No, come capo di cucina Carletto io ci dovevo andare quasi ogni giorno. Lei ricorda in occasione di questi suoi incontri con il Campanella di aver visto il Lorre? Sì, ma non faceva quasi lei. Girava la voce che era usuario, però non ho assistito mai a nessuna discussione di omicidi o di rapino o di qualche cosa. Ci metteva a disposizione il locale, ma che mi risulta a me non c'è mai stato presente in qualche discussione di reato. Però ti dicevano che era un usuario che prestava i soldi per il caffè, gliela faceva costare più caro. Cioè che fa parte dell'organizzazione a me non mi risulta. Né lui né il figlio. Né il figlio. All'interno della torrefazione Lorre sono stati progettati azioni criminali? Progettate azioni criminali? Anche se io andavo da Carletto e parlavamo di fare qualche omicidio, io partivo da lì e sempre Lorre non lo sapeva. E all'interno all'interno del locale che a lei risulti, era stato progettato di commettere reati, omicidi all'interno del... No, le reati non sono stati fatti all'interno. Non dico che siano stati fatti, ma che dovevano Si dovevano strangolare a Salpuccio Marchese, ma non è andato in porto. Ma sempre Lorre non lo sapeva, però. Madonina Giuseppe. Non lo conosco. Mi ha sentito parlare nell'ambito... Sì, so che era compare di Carletto Campanello. Compare di che cosa? Ma non lo so, di matrimoni, mi sembra. Sa attività illecite commesse dal Madonia? No, li so per sentito dire che era un trafficante di droga e basta. Per sentito dire da chi? Si parlava nel gruppo perché io andavo con Marcello, con altro dei suoi nipoti. Da quali nipoti? Non mi sto ricordando ora. Che attività svolgono questi nipoti? Avevano un mobilificio, Caprice. Dove? In via La Vittoria Veneto. E lei perché ci andava? Ma certe volte per fare degli scondi sui mobili alle persone, poi abbiamo organizzato una rapina insieme a Claudio Sambere e la base l'ha portata lui. Chi l'ha portata? Questo suo nipote. Quale? Non mi sto ricordando il nome. Quanti sono questi nipoti? Due. E chi dei due? Il più grande. Il più grande. E allora dico, in queste occasioni chi è che le ha detto, con chi ne ha parlato di queste attività? Per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti. Presidente, chiedo scusa, c'è un'opposizione su questo punto, perché non soltanto sotto il profilo che già lo scandaglio ha portato al risultato che il Lopez oggi dice di non sapere identificare chi gliene parlava. Non è affatto secondo vero. Riguarda... No, scusi, poc'anzi ha detto, mi consenta, ne sentivo dire all'interno dell'organizzazione. E il periodo successivo? Individuando, scusi un attimo, individuando dunque nella impossibilità di accedere a chi avesse riferito tutto ciò. Ma non è dico, al di là di questo, dico, su questa posizione faccio è un problema. L'opposizione certo, del, scusa, a questo punto diventa veramente esplorativo. Lei aveva accennato, Presidente, io non comprendo il senso dell'opposizione, ha fatto riferimento
ha delle volte in cui andando con andando dai, dai nipoti del Madonia, io ho inteso cose diverse, ha fatto riferimento a due personaggi dell'organizzazione. Quindi io vorrei cercare di capire come ha appreso che il Madonia trafficasse in sostanze stupefacenti. Rispondo a questa domanda. Non lo so. Cioè lei lo ha preso, ma non sa da chi lo ha preso. Sì, se ne parlavo con Marcello, sarà con Claudio Sambieri, non mi ricordo ora di preciso. È una voce corrente, di fatto. Non riesce a identificare neanche la fonte. Avvocato, poi in sede di... Questo l'abbiamo chiarito. Questo l'abbiamo chiarito. Ha preso. Mangiano Giuseppe. Lo conosco. Ah? Conosco Mangiano Giuseppe. Quando l'ha conosciuto? 5 anni fa, 6 anni fa. Sì. Che tipo di rapporti ha avuto con il Mangion? Niente, come reati niente, sapevo che lui trafficava in droga insieme al fratello, ma come reati non mai commessi insieme a me. Il fatto che fosse trafficante... era una cosa risaputa. Ma risaputa... Avola, sì. Noi vorremmo sapere, e questo glielo dico anche per il futuro, vorrei sapere ogni volta che lei dice un'affermazione, indicare la persona da cui ha preso. Marcello D'Agata. E lo ha conosciuto, lei ha detto, 6 anni fa, in quale occasione? Che è il fratello di Mangio. Presidente, mi scusi, sull'ultima osservazione del pubblico ministero, di quale fine della conduzione dell'esame, c'è un'esortazione del pubblico ministero affinché il dichiarante riveli la fonte, sarebbe più corretto dire ove la conoscesse. Ove la non conosce... che egli debba in ogni caso indicare la fonte. Avvocato, se lei è stato presente, come sicuramente è stato presente, sa benissimo, perfettamente. Sa benissimo che ho sempre formulato perfetto. La domanda la ringrazio, in questi termini. Non l'ho mai messo in dubbio, però mi consenta, quindi, adesso sarà bene precisare ove la conoscesse. È chiaro. Non che gli debba necessariamente indicare la fonte e quale notizia da cui proviene. È sin troppo evidente, avvocato. Quindi non ho capito questo riferimento al fratello di Mangiorno. Curava il fratello quando era latitante e portava qualche, se doveva mandare dire qualche cosa a Mangiorno, il fratello è grande, veniva al modello e ce la diceva, potete avvicinare da mio fratello. Questo dovrebbe parlare più forte. E forse un tantino più lentamente. Cioè, avvicinava al model quando il fratello era latitante per dirgli se poteva mandare dal fratello la sera, il pomeriggio. Ieri lei accennava al fatto che Mangiano Francesco assieme a Ercolano Giuseppe debba dare l'autorizzazione per 2 omicidi. Francesco io parlavo. Sì, sì. E... oltre questi episodi, ricorda altri fatti illeciti riconducibili al Mangion? Scusi, no. Signor pubblico ministero, chi di due Mangion? Mangion Francesco. Quindi abbiamo finito con Giuseppe. No, Giuseppe ne ha parlato incidentalmente, non gliel'avevo chiesto. Lei parlato. Ha cominciato l'esame con Giuseppe. Io avevo iniziato con Mangiano Francesco. No, Giuseppe. Vabbè, allora, è stato un lapsus. E allora riepiloghiamo. Lei adesso, quando ha parlato di traffico di droga, a chi si riferiva? A Pippo. La domanda era su Giuseppe Mangiano. E allora, mi sono espresso male io. Quindi lei ha parlato di Mangiano Giuseppe come trafficante di droga, sì. E come colui che metteva in contatto... Tramite il fratello. E su Mangiano Giuseppe, oltre a queste indicazioni, non ricorda altro? No, è stato fatto uomo d'onore circa nel 90. Sa chi sia stato il padrino di Mangiano Giuseppe? No. Fatto per un certo periodo un po' la provincia. E in che senso ha fatto la provincia? Verso il 90. In che senso? Aveva i contatti con i palermitani. E ricorda fatti specifici relativi a questi contatti tenuti con i palermitani? Sì, che già nel 90 mandavano a dire di mettere qualche bomba sul traghetto, di Ricci, cose dell'Enel, cose che, per colpire lo Stato.
E per quanto riguarda invece Mangiano Francesco? Mangiano Francesco era vice rappresentante, l'ho conosciuto nell'84, 83. I reati, l'ho detto un sacco su Mangiano Francesco. Cosa? Gli ho detto gli omicidi, le cose. Siamo andati a casa sua quando abbiamo fatto l'omicidio Favo, mandante di tantissimi omicidi che ci aveva elencato. Ricorda altre volte in cui si è recato a casa dove era latitante il Mangion per altri fatti? No. Lei conosce il figlio di Mangion Francesco? Sì. Sa come si chiama di nome? No, non me lo ricordo, no, l'uomo andava a scuola, un ragazzo che va a scuola, non aveva motivo di avere contatti con me. Io ho fatto qualche favore alla Lancia, ma tutto legato. Ha fatto? Qualche favore alla Lancia, ma tutto legato, va acquistando della macchina, delle cose, ma non si. Lei sa che attività svolge? Io non ho capito di quale figlio stiamo parlando, il piccolo e il grande. Del 59. 59 allora, quello grande. Eh? L'architetto, diciamo. Sì, geometra architetto. L'ho conosciuto lì nell'ufficio. In quale ufficio? Uffici in Corso Sicilia. Che uffici erano? Dove lavorava lui, era architetto, geometra, mi sembra. E perché si è recato lì in questi uffici? Perché lì ci facevano degli incontri con Altercolano e altri esponenti di Cosa Nostra. Ci metteva l'ufficio a disposizione, ma lui non era presente alle discussioni. Lei ricorda di riunioni particolari, cioè di un contenuto particolare avvenute all'interno di questi uffici? No. Cioè si discuteva, si poteva discutere di un omicidio, come se veniva qualcun altro a parlare di altre cose, ma sempre Mangio non era presente. Ci metteva solo a disposizione l'ufficio, poi se ne soffriva per il padre, di certi rapporti con il lavoro, sì. Era una cosa sua, una cosa di suo padre. Cioè, i reati insieme a Mangiano non ho fatti. Lei ha conosciuto Pattarino Francesco? No. Ne ha sentito parlare nell'ambito della sua organizzazione? Si diceva che era un figlio di Mangio, però io non lo so, neanche lo conosco. Si diceva che aveva avuto questa avventura quando era giovane, aveva avuto questo figlio, però mai presentato e mai visto. Cioè di notizie specifiche di reati commessi dal Pattarino? No, io neanche lo conosco. Non lo conosce. Marchese Lorenzo. Non lo conosco. A proposito, ritornando un attimino a proposito di Giuseppe Mangion, fratello del Mangion, lei sa in quale zona operasse? Via Leoni, Piazza Galatea, Via Leoni. A proposito dell'omicidio di cui aveva detto ieri, dell'omicidio Stivale,
ricorda? Sì. Ecco, ci vuole più particolarmente parlare del movente di questo delitto e della organizzazione di questo omicidio? L'organizzazione, come l'ho spiegata ieri, ci dovevo andare io e Penuccio Di Leo, poi ci siamo curati di un altro omicidio, a me me l'aveva detto Mangiano Francesco, parlando a Giuseppe, e di? Poi di Francesco sto parlando, non ecco, di Giuseppe. Le aveva detto? Per fare questo omicidio di Stivala. E poi se ne è interessato invece Marchese, Garilli e Nuccio Faro. No, no, dico sul movente di questo. Il movente era perché spacciava droga nella zona dove interessava a Mangion, Galatea, zona Galatea. Chissà quale attività formalmente svolgeva il Campanella? Rappresentante di caffè. Dove? Dove? Lei sa da quanto tempo aveva iniziato a svolgere questa attività? Da quando è uscito dal carcere, un paio d'anni, prima del 90. 88, non mi ricordo, quando è uscito dal carcere si è fatto agganciare lì da Lore come rappresentante del caffè. Ma in che cosa consisteva questa attività di rappresentante del caffè? Doveva rappresentare il caffè, no? Nei bar, cose. E come lo rappresentava? Carletto? Eh? No, è cambiato tutto quando è uscito Carletto dal carcere con Lore. Prima non c'era tutto questo smercio di caffè, poi Carletto con le sue amicizie. Insomma, tutti prendevano il caffè all'ora, va. Lei ricorda i luoghi di latitanza di Mangion Francesco? Qualcuno sì. Ce lo vuoi indicare? È stata una zona industriale, in via Battello, in via Nuova Luce, dove l'hanno arrestato, che è via Nuova Luce. Poi l'ho incontrato dai Cesarotti. Non mi ricordo. Da Ricciardello, in Corso Indipendenza. Lei ha mai conosciuto il titolare di una, come dire, di una azienda che si occupa di coibentazione vicino al Sigros? Sì, il compare di Salvatore Tuccio. Sa come si chiama? Credo Marchese. Avuto rapporti con questo personaggio, lei contatti, no, avuto occasione di conoscerlo? Qualche incontro lì sotto nel suo capannone ufficio, con Mangiano, Mangiano, Salvatore Tucci, Aldo, Marcello. Incontro per parlare di che cosa? Sempre di cose della famiglia. E il Marchese era presente? No. Metteva a disposizione l'ufficio e basta. Tutto questo è capitato quante volte? Un paio di volte. Cioè, quando si doveva incontrare Tuccio Salvatore con Mangio, siccome lui era in via Battello, scendeva un paio di scaline per arrivare in questo deposito di via Battello. Lì e Tuccio veniva di Ace Castello, che era soggiornato. Il luogo più vicino, diciamo che era. Ma lei sa se il Marchese si conoscesse con le persone che appunto... Li salutava, non lo so se li conoscesse. Lì? Li salutava a tutti. Non ho capito. Salutava le persone, però salutava. Non so se è un'amicizia intima, non lo so. Sa se
si sia occupato di altro il Marchese in favore dell'organizzazione? No. E qual è il periodo nel quale lei ha partecipato a questi incontri in questa azienda, nei locali di questa azienda? Ma è stato dopo il 90, prima e dopo è stato, perché due volte è tornato in via Battello Maggio. Due volte? Prima del 90 verso l'88 e dopo del 90. Marchese Maurizio? Sì, l'ho conosciuto. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto in carcere, l'ho incontrato qualche volta fuori. Era nel gruppo del villaggio Sant'Agata insieme a suo fratello. E questo villaggio Sant'Agata, questo gruppo del villaggio Sant'Agata, da chi è diretto? Da Pippo Arcolano. Ah, cioè è quel gruppo di cui lei aveva parlato ieri? Marchese, il fratello Michele. Sa di fatti specifici commessi dal Marchese? Un tentato omicidio. Tentato omicidio in danno di chi? No, in danno di chi non lo so. A un ragazzo lo chiamavano Uciun, il cognome non lo so. Questa persona poi è stata uccisa o è ancora viva? No, poi è stata uccisa da Giovanni Ravisarda e Iano Catina. E da? Iano Catina. E perché si doveva uccidere questo personaggio Uciun? Che era un informatore nostro nella guerra dei Ferrera. Prima era con i Ferrera e poi è passato con i Santa Paola e portava l'informazione di Ferrera, dove erano nascosti, il gruppo Ferrera parlando, no? Ferrera cognome. E poi è stato assassinato perché non serviva più. E anche il fratello? Michele. Ecco, dico, il fratello è inserito nell'organizzazione oppure è esterno? Il gruppo del villaggio Sant'Agata, sì. Erano tre fratelli, due inseriti e uno no. E questo qui è inserito, il Michele? Michele e Maurizio. Per quanto riguarda il Michele, ricorda fatti specifici? No, a parte il fatto del tritolo nella piazza Gianni Vergo, no. Poi dovevamo fare la rapina all'estante, ma lui non ci è venuto. Scusi, questo fatto del tritolo in piazza Giovanni Verga, lei ha detto ieri che era un'azione di Ercolano Giuseppe. Sì. E da chi ne aveva sentito parlare? Mi pare che ieri l'abbia detto. L'ha detto, era, ma me l'ha raccontato Marcello D'Agata, che si lamentava che Pippo Ercolano l'aveva fatto di testa sua. Ma è sempre la stessa voce che sembra al mercato. E allora state zitti. Allora allontaniamo questo signore. Identificazione e allontanamento immediato di questo signore. Diamo un atto verbale e il pubblico ministero proceda, per favore. Lei ieri ha parlato di un tale Filippeddu. C'è del pubblico ministero, non possiamo sospendere per questo incidente. Io ho già proceduto, ho fatto la domanda, avvocato. Ripetiamolo. Filippeddu, lei ha parlato di un tale Filippeddu. Amola, sì, mi sta sentendo? Sì, certo, il gruppo di Piucanello. Mi pare che l'abbia già descritto, comunque... Se non l'avessi chiesto, glielo chiedo adesso. Ce lo vuole descrivere? Piccolino, scuro di carnagione. Sì, piccolino, diciamo. Sa quali reati abbia commesso? Ha partecipato in qualche omicidio insieme a me, qualcuno l'ha fatto insieme a Dileo. E insieme a lei quali? A Di Leo, insieme a Di Leo ha fatto a Schiaffili, a Lorenzo e insieme a me a Franco Lombardo. Oltre che di omicidio si è occupato di altro? So che spacciava droga e aveva soldi a usura messa.
Questo fatto da chi lo ha preso? Eh? Dal gruppo, non mi ricordo. Marino Agatino. Non lo conosco. L'ho sentito dire, Nuccio. Ne ha sentito dire, ma non sa nulla? Non mi sto ricordando. Di un tentato omicidio e danni di Galì, insieme a Salvatore Santa Paola. E questo fatto come le è noto? Me l'ha raccontato Salvatore Santa Paola. Salvo? Salvatore Santa Paola. Salvatore Santa Paola come ha qualche soprannome? Colluccio. E questo tentato, ha parlato di tentato omicidio? Tentato omicidio al padre di Giacomo Galè. E perché sarebbe stato fatto questo? Non lo so, l'ha organizzato Natale di Raimondo, era sempre per la vecchia storia dei Ferrera. E questo Nuccio ce lo sa descrivere lei fisicamente? No. Quindi non lo conosce? No. Sa in quale gruppo è inserito? Era vicino a Salvatore Santa Paola, Natale di Raimondo, lì a Monteposa la faceva. Di Merletta Ernesto lei ne ha già parlato con riferimento alla posizione di Longo Santo, mi pare. Sì. E ha detto che era inserito nel gruppo di Natale D'Emanuele, sì. Ecco. Sa di specifici reati commessi eventualmente dal Marletta? Ha partecipato all'omicidio Condorelli, al tentato omicidio di Lopuzzo. Il tentato omicidio di Lopuzzo chi l'ha organizzato? D'Emanuele. Com'è a sua conoscenza questo fatto? Perché c'era anche Di Leo Giuseppe. C'era anche? Di Leo Giuseppe. E perché si tentò di uccidere il Lopuzzo? Era una cosa, una discussione di donne. Per una ragazza che aveva un altro uomo del gruppo, del gruppo di Emanuele. Cioè, ci faccia capire. Hanno avuto una lite per una ragazza o un ragazzo che era del gruppo di Emanuele. Quindi non un fatto connesso alla collaborazione, dico è un fatto precedente alla collaborazione di Lopuzzo e successivo? No, collaborato è diventato dopo. Quindi un fatto precedente? Prima è successo, sì. E dove è avvenuto questo fatto? Ma vicino via la Marina Pisarda, mi sembra. Una traversa di via la Marina Pisarda. Marsiglione Francesco, ha altro da aggiungere rispetto no. a quello che ha detto ieri? No. Marzagalli Attilio? Non lo conosco. Mascali Angelo? Lo conosco. È uno dei Catina. Sa in quale gruppo è inserito? A Montepò. Lei sa se in precedenza era inserito in altre organizzazioni, in altri gruppi? Ma erano vicini ai Ferrera. Erano vicini ai Ferrera prima della guerra, durante la guerra? Prima della guerra. Prima della guerra. E quando passarono poi con... Prima della guerra, sempre. Poco prima della guerra? Sì. E ha detto ora è inserito in quale gruppo? Montepò. Montepò. Ha commesso le reati assieme a... No. Con me no. Con chi li ha commessi, se li ha commessi? Non lo so. Mascali, e sa di che cosa si occupava? No, so che vendevano scarpe con Natale di Raimondo alla fiera, però come reati non lo so. Mascali Sebastiano?
So di questo omicidio di questo ragazzo, Tocciun. Quello di cui hai detto poc'anzi. Il duplice omicidio organizzato da Aldercolano ai ricettatori, nell'87. Ruggeri Mario. Non mi ricordo. Nicolò Maugeri. Lo conosco. Da quanto tempo lo conosce? È inserito nell'organizzazione? Sì. Da quanto tempo lo conosce? Lo conosco dall'84. È inserito nell'organizzazione, uomo di Cosa Nostra, già ero uomo di Cosa Nostra prima della mia. Sai chi è stato il suo padrino? Carletto Campanella. Sa di reati eventualmente commessi, di specifici reati eventualmente commessi dal Maugeri Nicolò? Per quello che so io, ha fatto assassinare un guardiano da Salvatore Cristaldi nelle campagne di zona industriale. Perché sarebbe stato commesso questo omicidio? Era una cosa di personale di Nicolò. Gli altri fatti riconducibili al Nicolò Maugeri? Poi, che so io, sempre per sentito dire, avrebbe partecipato a un tentato omicidio a Palermo. Quale omicidio? Di Cristina. Questo chi gliel'ha detto? Per sentito dire, lo so. Cioè, aveva fatto diversi omicidi insieme negli anni 80 insieme alla famiglia Santa Paola a Palermo. Sì. Ne parlavo con Marcello io. Ne parlava con Marcello chi? D'Agata. E quali altri omicidi oltre questo del... No, non ne so altri. Oltre questi fatti, sa di che cosa si occupasse? No. Sa se avesse qualche gruppo? No. Cioè... Io lo vedevo da Carletto, andavo da Carletto, lo incontravo a casa di Carletto. Maugeri Raimondo? Sì. Conosciuto fuori in carcere. Quando l'ha conosciuto? Nell'83. In che occasione? Nel carcere, poi l'ho incontrato fuori. 84 l'ho conosciuto, carcere di Trapani. E poi l'ho incontrato fuori, era vicino al gruppo di Santo Battaglia, il Nuccio Cannizzaro. Non ho capito, mi scusi. Lucio Cannizzaro e Santo Battaglia. Mi scusi, non ho capito il collegamento. Oh, mi era sono vicino a Santo Battaglia e Lucio, ecco. Cannizzaro. E di reati... E in quale gruppo era inserito? Questo qui, di Santo Battaglia. Di Santo Battaglia. E di reati commessi, ne ha conoscenza? Sì, ho fatto qualche omicidio, che so io. Quello del Mongolo, quello di Costanza da Cicastello. Quello del? Mongolo. Mongolo, quello di Costanzo... Dice Castello. Che causale hanno questi due omicidi? Il Mongolo è quello, il fatto che gli dicevano che si drogava. E il Costanzo è il fattore di pesci. Cioè? Il fatto dello sgarbello insieme al Fifichiano. Ci faccia capire di che cosa si occupava il Costanzo. Si interessava dello sgarbello di Acitrezza.
per conto proprio o per conto di qualche organizzazione criminale? No, era per conto della Savast. E quindi dico, è stato un omicidio commesso nei confronti della, contro l'organizzazione della Savast? Sì. E a che epoca risale questo omicidio? Dopo il 90. Lei sa se in precedenza nei confronti della Savast vi era stato un atteggiamento di attenzione, di conflitto? No, si cercava sempre di assassinarlo, ma non si è riuscito mai a assassinarlo. Stava a casa, non usciva mai di casa. Lei poc'anzi, a proposito della posizione, se non sbaglio, di Grillo, ha fatto riferimento ad una base di appoggio per commettere l'omicidio di Strano Stellario. Sì, a Torino. E ha ricondotto questo progetto ad una guerra nei confronti del clan di Cappello, che il gruppo Santa Paola appoggiava in favore dei Cursoti, ricorda? Sì. Ecco, ora vuole essere un po' più specifico su questa guerra? La guerra agli occhi delle persone era diretta da Santo Mazzei, quindi gli davamo una mano noi altri. Ecco, ma tutto questo come e quando era stato deciso? Era stato deciso perché Santo Mazzei è diventato uomo d'onore a Palermo e l'hanno portato a Catania e volevo fare questa guerra contro il Cappello. Significa, mi scusi, che significa era stato fatto uomo d'onore a Palermo e l'avevano portato a Catania? Cioè, la cerimonia dove è avvenuta? A Palermo? A Palermo. E sa chi ha partecipato a quella... No. Lei ha avuto modo di incontrare il Mazzei, di vedere il Mazzei? Sì, con Orfeo Fighiera. In che occasione? Ci siamo andati a casa. Dove e quando? E la zona, non me la ricordo. In che periodo? 92. Quindi in un momento in cui era già stato fatto uomo d'onore? Sì. E ricorda la zona dove era andato a trovarlo? No. Cioè completamente non ricorda nulla? No, ci sono andato con Alfio, ma poi non ci sono andato più, non lo so. Va. Poi mi sono curato dell'omicidio di Cartabiano e altre cose, cioè non avevo motivo di incontrarmi con Mazzia. Ecco, e allora perché, voglio dire, non doveva apparire che il gruppo Santa Paola appoggiasse Mazzei? Le ha detto cioè che... ha detto sostanzialmente questo? Per far apparire soltanto Mazzei che stava conducendo questa guerra. Ma perché questa preoccupazione di non apparire? Per stare nascosti, diciamo che in un'altra guerra il gruppo Santa Paola non ce n'aveva con nessuno. Per stare nascosti? Agli occhi delle persone che il Santa Paola non aveva la guerra con nessuno. Ma è successo altre volte che il vostro gruppo ha assunto questo atteggiamento? Sì, poteva capitare, quando uno faceva qualche omicidio non raccomandavano altri di stare in giro, va, di non fare capire che uno si nascondeva. Lei sa, ha accennato all'omicidio di Arturo Caltabiano, sa di... altri fatti di sangue commessi dalla vostra organizzazione o comunque dal Mazzei in occasione di questa guerra? Sì, hanno assassinato a Piacenti, a Picanello, un altro ragazzo sempre a Picanello, ora non mi ricordo il cognome, ma poi un duplice omicidio a San Cristofolo, a Santo Romano e a un altro. Basta, non mi ricordo. Ha detto?
L'omicidio? Duplice omicidio a San Cristoforo, di Santo Romano e un altro ragazzo, mi sto ricordando il cognome. E su questo duplice omicidio ha indicazioni, cioè come è informato? Me l'ha raccontato Alfio Figuera, che gli hanno teso questa trappola a un appuntamento. E che cosa le ha detto il... ha detto il Fichera? Sì. Cosa le ha detto il Fichera? Presidente, mi scusi, c'è un'opposizione, dico, se lo scandaglio verte sulle modalità del fatto, no. Ancorché riferimento alla dichiarazione che presuntivamente sarebbe stata resa dal terzo, credo che sia inammissibile, quanto la causale è sufficientemente scandagliata. Volevo sapere... Si rigetta l'opposizione, può rispondere. Volevo sapere perché furono uccisi proprio San Filippo Ernesto e Santo Romano. Per questa guerra. Per questa guerra. E il Fichera cosa le ha detto su questo omicidio? Che era stato Santo Mazzei, Carmelo Privitera, Barduzza e altri. Ci avevano fatto questo agguato, l'avevano chiamato sul cellulare se potevano venire. Lei conosce Francesco Morales? No. Conosce Motta Antonio? Sì. Motta Antonio quando l'ha conosciuto e chi è? L'ho conosciuto negli uffici di Mangian. No, Francesco, del figlio. Del figlio. Come lavoratore. Certe volte ci veniva a chiamare al modello se c'era Aldo lì che ci doveva parlare. Basta. E sa di che cosa si occupasse? Sa se è inserito? No, inserito nell'organizzazione no. Di che cosa si occupava? Niente, lavorava lì dentro. Non so chi era, architetto, geometra. Cioè di fatti illeciti non ne conosce? No. Scusi, più volte è capitato che lei dica che una persona è inserita nell'organizzazione, altre volte dice che è vicino all'organizzazione, altre volte dice ha fatto qualche favore e non è vicino all'organizzazione. Quali sono i criteri in base ai quali lei fa queste distinzioni? I criteri sono che io non posso dire che il figlio di Mangiano, perché ci dava l'ufficio a disposizione, un uomo di Cosa Nostra o un criminale, perché era un lavoratore. Cioè ci si mette a disposizione perché l'ufficio, ma poi se ne va di là. E quando invece dice che una persona è inserita nell'organizzazione? È già inserita, ha fatto i suoi reati, è diversa, è affiliata. Cioè non posso dire che un Mangiano... No, io non sto parlando in termini generali. Anche di Motta, di tutto quello che io dico che sono vicino, è una cosa. Quando dico che davano soltanto il posto... Cioè l'ufficio non lo posso inserire in un'organizzazione. Cioè io come la penso io, poi il giudice lo sa. Cioè per me non è malandrino, non è niente, ma è un lavoratore purtroppo che dà l'appoggio o perché è il cognato o perché è il padre. Però non è stato mai presente neanche per fare. Cioè io così la penso. Ci sono affiliati che rubano macchine, affiliati che fanno rapine, affiliati che fanno anche omicidi. Altri affiliati che non fanno niente, perché Motta veniva al motel e mi diceva ti deve parlare Aldo, non posso dire che è un affiliato. Conosce Musumeci Costanzo? Costanzeggio, sì. Gestiva un locale in via Medea.
Dice chi era compare di Nitto Santa Paola. Chi lo diceva che era compare di Nitto Santa Paola? Lui. Di che cosa si occupava il Costanza? Costanza aveva una bisca a Cannizzaro. E ci giravano prostitute lì dentro. Era una bisca con un giro prostitute. Risposta. Una bisca con un giro di prostitute. Mi scusi, non ho sentito, dovrebbe parlare più forte. Gestiva una bisca a Cannizzaro, un locale. Sa come si chiamava quel... No. Però non scorreva buon sangue con Santa Paola, perché una volta dentro Santa Paola, nell'87, gli ha messo una bomba al Medea 5. Questo non ci credo tantissimo, che era il compare di Nitto Santa Paola. Chi è che ce l'ha messo? Enzo Santa Paola. Quanto tempo fa? Circa nell'87. Oltretutto perché Santa Paola non era un giro che interessava la prostituzione e tutte queste belle cose. Non era? Non è un giro che interessa di Santa Paola la prostituzione. La? Prostituzione. Ma perché, dove si faceva la prostituzione? Lì, in quella bisca. Sa comunque se avesse affari, tenesse affari con l'organizzazione, il Costanzetto? Ma si diceva che dovevano partire lì per fare altre le bische insieme a... Presidente, scusi, non si sente! Dovevano partire con Galea per fare delle bische lì in Romania, perché lui era entrato in queste bische. Gli altri fatti illeciti? No, non è questo. Il fatto che all'interno del circolo Le Muse si esercitasse la prostituzione, com'è a lei noto? A me me l'ha raccontato un poliziotto. Chi era questo poliziotto? Pino Caruso. Che cosa le ha detto? Pino Caruso è venuto, avevo fatto io un'amicizia con lui e mi diceva che sua moglie lavorava lì. Dopo un paio di mesi, questo si è lasciato con sua moglie perché dice che è venuto da me, che il Costanzetto gliel'ha fatta prostituire. E gli voleva sparare. Io non mi ci sono voluto legare, diciamo, con questo poliziotto. E su questo episodio, comunque su questo fatto, ha avuto altre conferme? Sì, sapevo che lì c'era qualche prostituta. Nanì Antonino. Il genero di Mangio. Sa se è inserito nell'organizzazione? No, so soltanto che ha trafficato in droga con il suocero e basta. E questo come fa a saperlo? Una voce che gira. Sai che attività svolgeva il Nania? Sì, aveva la Nicky Car. Dove è ubicata? Piazza Europa. E poi l'hanno trasformato in un bar Epoca. E poi? È stato trasformato in un bar Epoca. Sul viale Vittorio Veneto vi sono altri, vi è un autosalone? Sì, sempre di Nania. Ed è sempre di Nania? Sì. Lei si è mai recato in questo autosalone? Sì. Per quale motivo? In qualche riunione. Ricorda le occasioni, i partecipanti a queste riunioni ed eventualmente anche il contenuto di queste riunioni? No, il contenuto non me lo ricordo. Le persone che partecipavano a quelle riunioni? Ma io mi incontravo con Aldo lì. C'era Enzo Santa Paola, Aldo, io, Marcello, Carlo. E queste riunioni in che periodo avvenivano? Verso il 90. Il Nania era presente e consapevole di queste riunioni? Metteva l'ufficio a disposizione.
Per quanto riguarda Rufino Alfio, oltre quanto ha già detto ieri, è in grado di fornire altre indicazioni? No. Lei sa se all'interno della racchetta vi fossero dei videogiochi? No. Conosce Pagano Antonino? Sì. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto un paio d'anni fa, era un trafficante d'armi. Portava delle armi della ex Jugoslavia. Li portava tra l'ex Jugoslavia e Varese e poi li portava in... Li portava? Deve parlare più forte, Avalo, mi scusi. Deve parlare forte. Aveva una casa a Varese. Portava le armi dall'ex Jugoslavia a Varese e poi le portava qua a Catania. Ecco, lei come fa a sapere queste cose? Prima li portava... E a chi li portava queste armi? Ad altre... Alder Colano. Ecco, come fa a sapere queste cose? Perché io mi trovavo, quando ero di Dante Mangion, da Mario Strano... Che periodo? Che 87. Periodo? 87? E già portava le armi. Portava macchine piene di armi. Poi, ecco. Poi l'ho rincontrato nel 91-92 e scaricava sempre delle armi. Una volta Alder Colano è venuto a casa mia e c'era la macchina piena di armi e poi siamo andati verso le 10, le 11 di sera a casa di Natale De Raimondo e di Galea a San Paolo e l'abbiamo scaricata lì. Perché il garage che avevo io era legale, ce l'avevo intestato. Questo fatto quando è accaduto? 92. Quindi queste armi sono state portate a Catania da chi? Da Pagano Antonino. A bordo di quale mezzo? Aveva uno Cherokee. E con questo dove si è recato innanzitutto il Pagano? Il Pagano se n'è andato a casa di Strano. A casa? Di Strano, Mario Strano. E poi? Poi viene avvisato Aldo e viene a casa mia Aldo e Nino Santapaolo. Nino Santapaolo si allontana. Nino Santapaolo chi è? Il figlio di Salvatore. Il figlio di Salvatore. Gli ha dato soltanto un passaggio a Aldo e basta. E me ne vado io con Aldo, a San Paolo. A San Paolo dove? C'è un appartamento Eugenio Galea e uno Natale De Raimondo. Nello stesso immobile? Sì. E queste armi che fine hanno fatto? Sono state messe nel garage. Nel garage di chi? Di Natale De Raimondo. E successivo? No, di Galea. Il garage era di Galea perché è sceso Galea. Cioè hanno due appartamenti nello stesso immobile? E due garage. Però siccome l'altro abbiamo chiamato Galea, ha aperto il garage di Galea. Non penso che aveva quello di Natale Dremo. Sa dire che armi fossero innanzitutto? Quanti e quali armi fossero? Le ha viste? Sì, c'erano 357, qualche fucile, qualche mitragliatore, giubbotto di proiettile, qualche bomba a mano. E altre cose che non... Armi corte e armi lunghe. Come quantità? Cioè, ha capito la domanda? Sì, sì, come quantità posso dire una ventina di pistole, fucili. E queste armi poi sa che fine abbiano fatto? Poi che so io sono state trasportate a Mister Bianco, dove l'hanno sequestrato i carabinieri. Cioè si sono aggiunte alle altre armi che c'erano in dotazione alla famiglia Santapaolo. E questo fatto come fa a saperlo? Questo fatto io lo so perché quando hanno sequestrato le armi Aldo si trova a casa mia in via Cefalo a Mannini e si lamentava di Branciforte che gli aveva detto diverse volte di togliere le armi di lì. Sto parlando nel 92. Ecco, dice lei... che Aldo Ercolano gliel'aveva detto a Branciforte di togliere queste armi di lì che non ci piaceva il posto. E lei, ma questo posto sa dire esattamente dove fosse? Piano Tavola. E sa quanto tempo prima erano state portate? No. Al Branciforte? No. Branciforte quale dei due Branciforte? Filippo. E quanto tempo dopo la scoperta delle armi il Ercolano ebbe a lamentarsi? No, l'indomani. Lo stesso, quindi il giorno successivo? Il giorno prima di sequestro, l'indomani è stato a casa mia.
ha detto che il pagano portò le armi dallo strano, cioè si recò in prima battuta da strano Mario. Mario, sì. Poi strano Mario chi? Ha un soprannome? Utucco. E che tipo di rapporto c'era? C'era un rapporto tra il pagano, perché si era, che lei sappia, perché si era recato proprio dallo strano Mario? Non lo so. Forse perché non aveva dove rintracciare Aldo e allora se n'è andato da Mario, che lo conosceva da tanti anni. Lei ha accennato però al fatto che il pagano già in precedenza aveva fatto questo trasporto d'armi. Nell'87, però poca roba, pistole. E queste pistole dove erano state poi? Non lo so. Non lo sa a chi erano state consegnate? Come fa no, a sapere? No, sono state consegnate ad Aldo, non lo so dove sono state messe. Ma lei era presente a questa consegna di armi oppure lo ha sentito? No. Ah? Io ero presente quando è venuto, poi me ne sono andato. Ed è venuto sempre a bordo di questo? No, di un'altra macchina che non me lo ricordo che macchina era. Poi mi ha portato lui stesso a Salerno, che aveva una base di una posta centrale. Cioè una base per una rapina? Sì, ma non si è fatta. Ecco, ma lei ha capito o comunque ha saputo come erano nati i rapporti tra Pagano e la vostra organizzazione? No. Da quanto tempo c'erano questi rapporti? No, neanche. Cioè io l'ho conosciuto nell'87. Se lo conosceva di prima, non... Ecco, sa di molto prima non lo so. Se oltre che con lei, per le circostanze di cui ha detto, con l'Ercolano, con lo Strano, avesse rapporti con altri componenti dell'organizzazione? No, si incontrava qualche volta con Marcello, ma di dove parte. Dove si incontrava con Marcello? Veniva al Model da Marcello D'Agata. Ecco, poi ma faceva dei viaggi con Umberto Di Fazio all'estero. Per quali ragioni lo sa? Anche per armi. E che partisse con Umberto Di Fazio per le armi, lei da chi lo ha preso? Si dà un appuntamento lì al Model. E poi potevo parlare anche con Umberto Di Fazio. Poteva? Ho parlato sarà con Umberto Di Fazio, comunque so che andavano all'estero anche per armi. E questi incontri con Marcello D'Agata sono avvenuti in occasione di questi viaggi? No, no, Marcello D'Agata proprio non voleva che si vedevano lì come appuntamenti, e casualmente però si vedevano lì. Lei conosce un altro pagano Antonio di Acireale? No. Conosce un tale soprannominato Turi l'elettricista? No. Conosce Palazzolo Salvatore? No. Pappalardo Salvatore? Lo conosce? Sì, di Montepò. Di Montepò. Sa se Montepò, quando dice di Montepò, che significa? Che proviene da Montepò? No, che è di Montepò, sì, proviene da Montepò. Abita a Montepò, perlomeno abitava. Sa se è inserito nell'organizzazione? Sì, dall'80 come affiliato e poi dall'87. Scusa, di chi stiamo parlando, scusate? Ha parlato Salvatore. E dal? 87, quando è uscito dal carcere insieme a Natale Tremondo, è stato fatto uomo d'onore. Sa chi è stato il suo padrino? No. Ha commesso reati lei con il Pappalardo? Abbiamo organizzato un omicidio a casa di Marcello ad Aci Catena. L'omicidio? Di un ragazzo ad Aci Catena. In che periodo e per quale causale? 89, per la guerra dei Ferrera. E questo ragazzo in particolare sa chi era e perché proprio era stato ucciso questo ragazzo? Era stato ucciso perché era stato arrestato insieme a Sandalo Cause un altro ragazzo mentre si preparavano a fare un agguato a Montepò, villaggio Sant'Agata, perché l'hanno arrestato con un camioncino, un furgoncino pieno di armi e motociclette. Quando è uscito questo ragazzo si voleva prendere vivo, invece non ci sono riusciti e gli hanno sparato sul posto. Era Grazioso Mario, Salvatore Pappalardo,
Lino Polverendi e Penuccio Di Leo. Mi scusi, questo fatto, mi sono distratto un attimo, di chi stava parlando? Cioè di Pappalardo? Sì, sì, con riferimento a quale fatto? A questo omicidio di Aci Catena. Poi so che ha partecipato all'omicidio di questo, Carmelo Basista. Questo da chi lo ha preso? Dal gruppo, da altri compagni, di Leo, di Pazzi, non mi ricordo chi me l'ha raccontato. Sa se si occupava di altre attività illecite oltre gli omicidi? No. So che nel passato faceva rapine, cose, ma non so dove e quando. Pastura Carlo, lo conosce? Questo è quello che non mi ricordavo con Saro Grillo. Ah, cioè questa è la persona che le dice sì, arrestata con Rosario Grillo. E anche questo, quale gruppo possiamo dire appartiene? Allora? Con Rosario Grillo, Diciamo con Picanello o con Carletto. Sa di reati commessi dal Pastura? No, so che teneva queste armi con Rosario Grillo e basta. Pavone Emanuele? Sì. Me l'ho presentato Licciardello e i poliziotti. Quando lei parla di Licciardello, siccome ci sono tanti, Licciardello dovrebbe specificare. Pasticcino, pasticcino. E più in particolare questo. Giuseppe Licciardello. Pasticcino perché? Ma lo chiamavo io pasticcino. Sì, ma che lavoro faceva? Pasticcere. Dove? Avevo un bar insieme a Barcella, D'Aquino e Pavone, vicino a via Gabriele D'Annunzio. E quindi questo Pavone Emanuele era stato, diciamo, introdotto dal Licciardello? Dal Barcella. Dal Barcella. E insieme era un gruppo di quattro persone. Ecco, lei era inserito nella vostra organizzazione? Avvicinato. Ha commesso... E quindi cosa significa avvicinato? Era affiliato alla famiglia. Cioè, perlomeno era vicino al gruppo di ogni, non li conosceva nessuno. E questo secondo, perché non riconosceva nessuno? Ancora non li avevamo presentati a nessuno, per tenerli un po'... Ecco, lei sa, ha commesso reati con il Pavone Emanuele innanzitutto? Sì. Quali? Si è fatto Di Leo Giuseppe. Quindi l'omicidio di Leo, poi? Samuele Ventura. L'omicidio Samuele Ventura, poi? Poi so che ha partecipato all'omicidio Leotta. Non mi ricordo più. Lei ha anche accennato al fatto che il Pavone per alcune delle estorsioni... all'omicidio di Arturo Cardabiano c'era. Dicevo, ieri accennava al fatto che per alcune estorsioni di cui abbiamo parlato il Pavone era stato incaricato di andare a riscuotere. Sì, insieme a Coco. E questo è accaduto in quale periodo? 92. Pelleriti Antonino. L'ho conosciuto in carcere. Sa se è inserito in organizzazioni? Gruppo del villaggio Sant'Agata. Cioè quel gruppo che lei ha detto fa capo a Ercolano Giuseppe? Sì. Ha commesso reati lei assieme a Pelleriti? No. Sa di reati eventualmente commessi dal Pelleriti? No. Come fa a sapere allora che è inserito nel gruppo? Perché dovevamo fare un omicidio all'incorso di pendenza, io, lui, Melino Cirincione e Penuccio Di Leo. E la vittima chi sarebbe stata? Rosario Indelicato. Rambo. Rambo. E perché poi l'omicidio non venne portato a termine, almeno in quell'occasione? No, perché questo qui camminava con le bombe a mano, pistole, e ha capito subito che era un agguato e se n'è andato a casa. L'omicidio poi venne in altra occasione commesso? Sì, ci sono andati travestiti di carabinieri, persone di Lentini. Conosce Pesce Francesco? L'ho conosciuto in carcere. In quale periodo della sua carcerazione? 93. Sa se è inserito in organizzazioni criminali? So che era vicino a Giuseppe Ercolano. Questo chi gliel'ha detto? Lui.
le ha detto, o comunque lei ha saputo, di reati specifici commessi dal Pesce? Ma dici che trafficava in dollari lì alla base di Sigonella con Pippo, Pippo e Colà? Che significa trafficava in dollari? Non lo so, avevano qualche... Trafficavano in dollari, mi spiegava, che contraffacevano lì i dollari e poi li mandavano in America tramite la base di Sigonella. Ma le ha detto qualcosa di particolare, di più specifico in questo, in quanto riguarda questo traffico? No, no. Pistone Francesco. Gruppo di Ognina. Quindi del suo gruppo? Dove partecipo io, sì. Da quanto tempo lo conosce? Dall'84. È uomo d'onore? No, no. Nell'ambito dell'organizzazione vostra, del suo gruppo, di che cosa si occupava il pistone? E faceva qualche estorsione, abbiamo messo qualche bomba insieme, come dicevo ieri, a Santa Tecla. Altri reati? So che ha partecipato all'omicidio Barbagallo, e non so più niente. L'omicidio Barbagallo è quello che lei ha confuso, ha detto che si chiamava Di Bello? No, quello dell'82, quello dove io ho bruciato la macchina. Perlomeno, che lui era una delle macchine, non so se... Cioè, l'omicidio di cui lei ha detto si è occupato solo delle sì, macchine? Sì, della macchina, una macchina. E questo Barbagallo che attività svolgeva, lei lo sa? No, neanche lo conoscevo. Ma questo è un omicidio commesso durante la guerra con Ferlito oppure un omicidio... No, un omicidio della guerra di Ferlito. Lei ha parlato di un personaggio detto Pippo Avulpi. Sì. Sa il suo vero nome? No. Lei lo conosce personalmente? Sì, l'ho incontrato diverse volte. Sa se è inserito in qualche organizzazione? Il gruppo di Emanuele. Sa di specifici reati commessi dal Privite? Dal... No, specifici reati sono soltanto la rapina a Savone e l'omicidio che già ho detto con Dorello. Sa? Della rapina a Savona e l'omicidio con Dorello. Già l'ho dichiarato ieri. Puglisi Alessandro, lo conosce? No. Mi scusi, non ho sentito la risposta. No. Puglisi Domenico? Guardi, io faccio confusione fra il Domenico e l'Alessandro. Comunque uno dei due a me mi ha consegnato delle pistole per l'omicidio Caltabiano. Ora non so se è Domenico o Alessandro. Ma sarebbe in grado di riconoscere chi... Credo di sì. Non ne sono sicuro, ma... A me tramite Piero Pugliesi mi ha fatto consegnare due pistole, 2921. Ecco, al di là di questo episodio, a chiunque è riferibile, lei sa... di che cosa si occupasse, se no, innanzitutto... No, non lo so, io so che ero vicino a Piero Pugliese e basta. Quindi lei ha soltanto questo riferimento della delle pistole dell'omicidio Caltabiano e basta? Sì. Piero Pugliese. Lo conosce? Sì. Lei ha detto a proposito di Leonardo Giuseppe che lo stesso acquistava droga dal Puglisi. Che me l'ha detto lui, sì. Gliel'ha detto lui. Lei le ha detto altri particolari su questa attività
nel campo degli stupefacenti del Puglisi? No. Da altri componenti dell'organizzazione ha avuto notizie? Io sapevo da Marcello D'Agata che lui era in società con Aldo, con Carletto, con Mangion. In per che la, cosa? Per la droga. Questa è l'informazione che ho io, è questa. Non ne so altro. Non l'ho visto neanche a lui mai con un grammo di eroina nelle mani o cocaina. Cioè io quando parlo di droga è solo ed esclusivamente per sentire dire, basta. Lei a proposito dell'incendio del Sigros ha fatto riferimento a Pulvidenti Antonino, cioè al figlio del Malpassolo. Sì. Ecco, ci vuole dire più specificatamente quale sarebbe stato il ruolo del... Di uno di quelli che ha partecipato all'incendio e al sequestro delle persone. Queste indicazioni da chi le ha avute? Da Marcello. Non sa altro su questo episodio? No. Pulvidenti Armando? Non lo conosco. Presidente, soltanto un attimo. Signor Avola, ritornando un attimino ad un episodio di cui lei ha parlato ieri,